a tutti, ci troviamo al Boschetta Stadium dove fra pochi minuti si disputerà la finale del torneo Ultimo Stadio tra la squadra FC Romano e Lady L'Asfalti. Le squadre, adesso leggeremo le informazioni, ce ne sono in campo. Solo una piccola precisazione: quest'anno, come avevamo promesso, trasmetteremo sul piattaforma in HD in 3D. E dal GSI One Channel presenterò le squadre. Con la divisa rossa scende la squadra di Edil Asfalti, con il porta di muro The Wall Arturo, col numero 3 Colannino Vincenzo, numero 13 De Luca Vincenzo, numero 6 Filigenzi Valentino, numero 8 Metticchi Boss Fabrizio, numero 10 Savo Fabio, numero 11 Zanutto Dante. L'FC Romano scende con la formazione di tipo: numero 1 L'Aurora Armando, numero 2 Cardone Emanuele, numero 16 Cinotti Francesco, numero 9 Ciocca Riccardo, numero 0 Falzon Alessio, col 13 Gatto Stefano, col numero 8 Perinelli Anselmo, 7 Romano il capitano Emanuele, numero 11 Zanutto Daniele. Adesso inizierà, avremo un minuto di silenzio, partirà l'inno nazionale. La banda, sì, tutta pronta. Vai. Gli arbitri del gruppo sportivo italiano, il signor Fabio Fiaschetti e Germano Lambiasi della sezione di Latina, i due capitani L'Aurora e Benchicchi stanno contentendosi con la monetina, la classica monetina, la scelta del campo. La squadra dell'Edil Asfalti in tenuta rossa, Cristiano attacca dal versante destro della telecamera, mentre quelli bianchi dal restante. Abbiamo visto la prima azione di Cardone Emanuele, sulla fascia destra ha cercato di liberarsi. Cardone
Ma ancora Cardone. Laterale per il Cristian. Cristian. Spendila. Calma! Gatto. Ciocca, gatto. Niente di preoccupante per Arturo Di Muro. Saluto. Filigenzi. Filigenzi ancora scarica su Zanutto. Metticchi. Savo poco fuori. No, l'ho già fatto. Non ti piaceva ancora? Saluto Filigenzi. Filigenzi ancora per Benchicchi. Saluto Morè. Su cosa dico? Non devi togliere un po' dalle palle. Caro, che dici? Scusa, se ho la mano, solo solo, sto legando sta cosa. Palla, palla mia, cazzo, palla! Dai, vai, dai, vai! Va bene? Non lo so, torniamo! Io mica lavoro da Rocco, sto facendo ciò che si vede. Non è professionista. Domani mi dovete portare la roba. Domani? Non fa consegna. Questa cosa non esiste. No, scotch ce l'hai. Fa un po' la vita. Sì. Passa di giro. Ciao bello. Saluto. Savo. Stavo per Filigenzi, finta di corpo di Filigenzi, ancora la finta, tenta il tiro, l'Aurora sicuro sulla palla. Fatto un bel po'. Filigenzi, saluto. Alziamo. Ringraziamo il capitan Davi, del famoso Paninaro. E a me niente. Mi lascio, è l'assistente alla regia. Grazie. E certo. Ho messo un filo, se riesci a farlo meglio, sì. Ho messo un filo. No, là va bene. Filigenzi. Dai, alziamo. Ancora Zanutto. Ecco, siamo due, eh. Capo assistente. Doppio. Muso. Finta capo. Di Zanutto. L'Aurora sicuro. Capo il calcio d'angolo. Siamo promosso. Capo assistente adesso, eh. Capo assistente. Ringraziamo. Ringraziamo il capo assistente e il vice capo assistente. Nonché Davi. 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 Davi e Davi. Dai e Davi. Vuoi una mano ora? Dai! Se fai che già questa volta. Dopo pochi minuti le due squadre si stanno ancora studiando. Riccardo, sul pallone per Savo. Savo ancora Zanutto. Diligenzi ben tenuto da Cardone che a scivolare la palla sul fallo laterale. Ancora Zanutto. Dai Riccardo, vai tutto, dai. Non lo fai troppo, Riccardo. Savo. Oh, ma ci vanno. Benchicchi. Vabbè. Dai.
Questa, questa musica mi sta a farmi i soldi. Intelligenza, ma chi? Un momento di tensione, Moria, scusami. Contropiede della squadra del FC Romano con Ciocca che scarica sul Cardone. Esci fuori. Angolo per l'FC Romano. Cardone. Gatto. Gatto Ciocca. Ben tenuto da Frigenzi. Contropiede della squadra del. Ancora per i Genzi, scarica su Zanucci. Salvo. Dai, Gatto. Minchi, Savo. L'Aurora dice no. Bravo, dopo pochi minuti si può intravedere già un po' la tattica della squadra del Edi Asfatti. Porta la palla avanti con il solito Frigenzi e si lancia la destra tentando le giocate, le scorribande del giocatore più funambolico della squadra, Savo Fabio. Mentre l'FC Romano contiene tutto nella sua metà campo, tentando dei contropiedi tutti presieduti da dal Cardone. Marco sei concentrato? Palla, ok. L'arbitro Fiaschetti grida spalla sul colpo inferto da Zanutto. Dal palo laterale Perinelli si è reso pericolosissimo per una palla di poco sul lato destro di The Wall di Mur Arturo. Una domanda che proviene dalla regia, ma Zanutto o Daniele, Zanutto da, sono parenti? Questa sarà la domanda che assilerà tutto il primo tempo della squadra contendente alla partita. Angolo per le asfalte di Savo. Minchicchi, ancora Savo, ancora angolo, ottimo il muro eretto dal gatto Stefano della FC Romano. Minchicchi, palla rimbalza malissimo e lui non, e il capitano delle asfalti non ha potuto fare meglio che liberare un interno sinistro molto lontano dalla porta difesa dall'Aurora. Ciocca, ancora Gatto, ancora Ciocca. Gatto sulla sfera di gioco, chiama il solito schema. Non si stava asciugando la fronte, era proprio lo schema che chiamava. Gatto. Cardone. Perinelli. Ciocca. Passa sotto lo suolo l'attrezzo di gioco e si ricomincia. Frigenzi, lo schema non è ormai lo stesso. Zanutto alza la squadra, Minchicchi viene a fare la sponda e Savo e Frigenzi si rendono
Ancora siamo nelle fasi di studio delle due squadre, nessuna delle due si sente di prendere in mano le redini della partita. Perinelli, Gatto, Perinelli, su Cardone, ma di muro Arturo aveva capito. Savo tenta una giocata solitaria, ben fermato alla palla netta da Ciocca. Il freddo tagliente nonché pungente nel qui il Boschetto Stadium si sta cominciando a fare sentire. Vediamo i primi spettatori che cominciano a riscaldarsi, ma notiamo un personaggio noto nel gruppo sportivo italiano, l'arbitro Gianluca Noce. È venuto qui a vedere la partita o ti fa per qualcuno in particolare? No, sono venuto per arbitrare un'altra partita. Ah, stavi vedendo in attesa del tuo arbitraggio. Sì, studio? Sì, lo studio ci stava dicendo apposta che ancora non si è sciolto l'alchimia dell'eventuale parentela tra i due Zanutto. Vai col TG5, adesso. Moreccio, il TG5 per l'aggiornamento risultato. Sì, come Va bene, mettiamo se bene qua, fermi qua. Sì, ci stanno chiedendo dallo studio il risultato, e il risultato è ancora fermo solo 0-0. La partita la sta facendo Eddie Asfalti. Ricordiamo che in caso di parità la squadra Eddie Asfalti vincerà il campionato perché ha due risultati su tre. Grazie dalla regia per questa comunicazione di servizio, ringraziamo lo studio e riprendiamo la telecronaca in diretta. Benchicchi, Perinelli di nuovo in contropiede della squadra di capitano romano. Filigenzi si mette come baluardo della diga della difesa e dice no. Giustamente l'arbitro Lambiasi ferma l'azione di gioco dal momento che Perinelli si stava lacciando la scarpa, quindi non si poteva far seguire. Ricordiamo anche che le immagini di tutta la partita riprese dallo staff del GSI HD One Channel saranno visibili sul nostro sito fra pochi giorni, www.grupposportivoitaliano.it. Ringraziamo ancora lo studio per queste informazioni di servizio, ricordiamo che stiamo trasmettendo in piattaforma in HD sul canale GSI One Channel, quest'anno anche in 3D, non ci facciamo mancare proprio nulla. Ottima pezzata di Savo per Filigenzi, ma per poco non è arrivato sulla sfera di gioco. Zanutto lascia scivolare il pallone, cercano una giocata di Pino, ma vediamo che tutti i tifosi sono attirati dalla presenza di un nuovo arrivato. Ah, è arrivato proprio Masaracchio della squadra di Asfalti, ricordiamo il suo infortunio, salutiamo l'amico Masaracchio. Masaracchio, ritardo però? Però per vedere la squadra campione è inevitabile. L'infortunio patito? Ancora siamo sotto. Va benissimo, grazie Peruigi. Vediamo la squadra di Benchicchi che ha appena saputo dell'arrivo del suo amico, si è subito galvanizzato e ha cercato un assolo. Già lo conosce, non era proprio qui per abitare, era qui per stare insieme alle vicine romano. Ricordiamo un trascorso da ex giocatore di Gianluca Noce.
angolo e Michicchi va subito sulla sfera di gioco. Savo per Michicchi, dirigenzi ancora Michicchi, alta sulla parte del legno difeso dall'Aurora. Perine, Gatto, Zarrutto Daniele, Zarrutto Dante. Savo, Zarrutto Dante, Savo. Come vuoi tu? Tutti i palloni passano dal piede di Savo. Zarrutto Dante. Prima della fine del primo tempo sveleremo ai nostri spettatori il mistero se Zarrutto Daniele e Zarrutto Dante sono parenti, non vi preoccupate. Non sono parenti. Torna Chicco, vieni Chicco che c'è sta Fabio avanti, occhio Chicco. Saluto da Chicco. Occhio l'arderale, scale. Perin. Bravo. Bravo, bravo. Dai Fabio, dai Ciccio, dai Ciccio. Dai Ciccio, dai. Saluto. Panzoni. Gatto, Filigenzi. Le mani. Giochi tutte e due. Che cazzo? Nostro, nostro. Gatto non è convinto della decisione del signor Fiaschetti, scuote la testa, importante non sbagliare, Fanzon, ancora loro, levatevela qua per piacere, levatevela qua. Zarrutto Dante, ancora Savo, un assolo di Savo, Marco Michicchi in mezzo all'aria, Fanzon, Gatto, Zarrutto Daniele. Ben fermato il tiro di Zanutto da Di Muro, anche se centrale con tante persone che passavano era difficile intercettare questo pallone. Ciocca, angolo per la squadra del FC Roma. Gatto fuori, Savo, tutto dai suoi piedi parte, dirigersi, Michicchi che si era ben liberato sull'esterno sinistro dell'azione dell'area da tre quarti di, e Gatto senza pensarci due volte alla viva il pallone. Ok, va bene lì. Michicchi, Michicchi da solo in mezzo a 3, 4, 5, 6, no, perché è questa linea? Zarrutto Daniele, Gatto, Zarrutto, Fanzon tenta di ingannare Di Muro giocando con l'interno sinistro, giocata più difficile ma più raffinata da parte dell'esterno destro dell'FC Romano.
Zanu. Angolo. Filigenzi tenta direttamente di probabilmente di colpire una giocata difficile. Bellissima giocata, tentativo da parte di Ciocca, tiro molto teso sopra la traversa di muro, ma la pensata era sublime da parte del centravanti delle Cerone. Ancora Savo. Vincenzi. Bellissima giocata di Filigenzi. No, prima attenzione. Fanzon. Ancora Zanutto. Menchicchi solo davanti alla porta. Ma non è facile superare un portierone come l'Aurora. Savo e ancora l'Aurora. Sempre da quella parte le azioni pericolose da parte della e gli asfalti. Gatto Fanzonna. Sei qua. Finisco. Un minuto alla fine del primo tempo, chiamato dall'arbitro Fabio Fiaschetti della sezione del gruppo sportivo italiano, sezione di Latina. Zanotto. Zanotto ora solo. Che gol! Zanotto! Gollazzo! Ha marcato praticamente da solo tutta la squadra messana. Zanotto Daniele. Zanotto da solo. Che gol! Zanotto! Bravissimo, basta parlare con la donna tua, sei al lavoro. Salve. Zanotto, Menchicchi. Primo tempo finito qui al Boschetto Stadium, le due squadre terminano il primo tempo con il vantaggio da parte dell'FC Romano con un gol strepitoso di Zanotto Daniele. Ricordiamo il gol a un minuto dalla fine del primo tempo, quando lo Zanotto, dopo aver praticamente marcato tutta la squadra del Edio Asfalti, si è presentato davanti al portiere che con una finta l'ha messa a sedere e poi l'ha appoggiata dentro la rete. Diamo la linea allo studio, ringraziando le due squadre intanto per il bellissimo primo tempo che ci hanno fatto assistere. A voi in linea.